Buongiorno a tutti. Vi voglio raccontare una cosa, ma più che a voi, la voglio raccontare ai politici. Una cosa che io ho fatto e loro no. A quei politici che hanno chiesto i 600 euro nonostante i loro porci stipendi che prendono, che non si affogassero e gli uscissero dalle orecchie, il sottoscritto qua è in disoccupazione. Il periodo della quarantena, del lockdown, gli hanno dato il permesso di usufruire dei buoni spesa, poteva andarli a ritirare per l'ISEE basso e ovviamente poteva andarli a ritirare. Sottoscritto, sapete che cosa ha fatto? Visto che doveva percepire un altro mese di disoccupazione e poteva mettere il piatto a tavola, ha preferito rinunciarli e pensare a chi non poteva metterlo il piatto a tavola. Voi vi dovete solo ed esclusivamente vergognare. Vi dovete solo dimettere e togliervi da questo incarico. Dovete andare a zappare la terra, così almeno riuscite a capire un po' i sacrifici, cosa significa. Ecco, io per questo, perché so i sacrifici, cosa vuol dire, e perché conosco cosa significa non avere il piatto a tavola, ho rinunciato. Perché io in quel momento il piatto a tavola lo potevo mettere. E ho rinunciato, ho detto, lo lascio, il mio buono se lo può prendere chi non può mettere il piatto a tavola. In questo momento io, ringraziando Dio, con un altro mese di disoccupazione riesco a metterlo e quindi li lascio a chi non può. Voi questo non l'avete fatto, voi più avete, più vi volete affogare, più avete, più vi volete affogare. Ma non vi vergognate nemmeno un po', no? Mi fate proprio schifo. Schifo, sì, schifo. Schifo e pena mi fate. Allora, se adesso vi siete ingozzati di quei 600 euro, che voi stessi, in Parlamento avete detto che questo Stato ha dato l'elemosina, però l'avete presa questa elemosina. Sì, nonostante i vostri porci stipendi che già prendete. Che vergogna, che vergogna. 600 euro, ma non vi mettete scuro, non vi mettete vergogna, no? No, se mo vi avete preso questa elemosina, figuriamoci col grande, voi cosa siete capaci di fare? So che c'è uno della Lega, adesso sono usciti due nomi, uno della Lega, uno del Movimento, ma adesso non c'entra niente l'orientamento politico. Chi ha chiesto i 600 euro si deve solo vergognare e dare la zappa, aiutare i contadini che se la sudano, così almeno riuscite a capire che cosa significano i sacrifici. Mi fate schifo, pena mi fate, pena. Mi fate, vi dovete dimettere. Vogliamo altri nomi di questi. Altri vogliamo. Altri. Prendete esempio da me, che ho rinunciato. Io potevo pure prendere, perché non è che il mese di disoccupazione chissà di quant'era. Volete sapere di quant'era il mio mese di disoccupazione? Di 750 euro. Però ho preferito non prendere i buoni, perché io con 750 euro riuscivo a comprarmi il cibo per metterlo a tavola. E ho pensato a quando io stavo così, vergognatevi, ma facete schifo, schifo, schifo e schifo.